Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome, il benvenuto a un super nuovo episodio di Transport Fever. In questo super mega nuovo episodio assistiamo all'atterraggio a 160 km orari a Innsbruck. Attenzione, siamo in volo, c'è un aereo che ci aspetta. E guardate i camioncioni miei belli belli che vanno a scaricare mentre noi ci accingiamo a toccare la pista. La pista e touchdown! Freniamo e andiamo a scaricare, ma non ce ne frega più niente, eccolo qua. Un bellissimo aeronzo. E non so esattamente neanche che cacchio di linea è. È una linea che di sicuro non mi fa guadagnare un tubo, ma è una linea che ho fatto forse quando ero ubriaco. È una linea che va da dove va? Mike City Interscambio? Ma questo è... Ok, è una linea passeggeri, presumo. Sì, penso. C'è qualcuno su sti aerei, però, perché nel senso, cioè, sono abbastanza vuoti per i miei gusti. Tipo questo, mandiamolo al depot e vendiamolo, che tre aerei bastano. Facciamo salire un po' i numeri questa cittadina. Comunque, quello che volevo dirvi è che è la giornata sfigata oggi per registrare, ok? Io ho scritto su Facebook, che mi mettevo a registrare, ma è una giornata sfigata per registrare perché sta succedendo un casino. Ho provato a registrare Spin Tires, Mud Runner, ed è successo un casino anche lì. Allora, guardate qua, trasporto merci a Holly in Tirol sta funzionando. Sta funzionando. Non gli piaceva trasportare le merci nella cittadina di Innsbruck, ma Holly in Tirol sì. E per coloro che se lo domandano, ok, visto che mi dite, insomma, ci sono tante cose che non vanno, che rallentano il gioco e via dicendo. Allora, le cittadine, la mia cittadina più elevata di popolazione è appunto Innsbruck con 1500, niente di particolare. Ma le mie impostazioni grafiche sono come segue: niente, 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 ombre medio, geometria alto, perché ci piace che i modellini siano ben fatti. A parte questo, sto facendo sui 30 fps, niente di particolare. Dipende dai momenti, ovviamente, quando si entra nella partita. Ho già spiegato un po' di tempo fa che ci vuole un po', perché ci metto un po' a caricare tutte le cose. Ovviamente poi ho disattivato tutti questi filtri. E detto questo, io direi che sono pronto a vedere un attimo come va la linea est. Onestamente, se noi andiamo a vedere il suo bilancio, vedete che fa cagare il bilancio, ok? E sono anche pronto a dirvi il perché. Il perché è abbastanza banale. Ossia, nella cittadina di Innsbruck abbiamo questo trenozzo che sta facendo bilancio in negativo ed è un treno antico, perché volevo fare l'obiettivo a 62 anni e siamo nel 66, quindi è del 1904, quindi non posso fare neanche il cacchio di achievement dove mi dice che praticamente devo avere una locomotiva che sia prima degli anni 2000, una roba del genere. Fai salire su un treno almeno 200 passeggeri. Bene, ci piace come cosa, ma non posso farlo finché esistono questi treni, quindi questo treno adesso arriva a Kematen, forse. Eccolo qua. Dopodiché ce ne sbarazziamo. Intanto liberiamo una linea. E poi non abbiamo più un trenozzo che occupa praticamente una tratta. Perché la gente usa ovviamente la linea tra Kematen e Innsbruck per andare avanti e indietro con questo trenozzo. Quando invece io ho la mia linea est che gira a Katzen a vuoto. Ci piace come cosa? No, ma guardate che mega scambio, ragazzi. Il trenozzo che arriva col grano e il trenozzo che se ne va a vuoto. E poi un altro è da eliminare, questo Zir Kematen, perché anche questo a sua volta, anche questo a sua volta occupa una linea che fa parte del treno est. Quindi via, ciao. Allora, facciamolo svuotare, quindi via al deposito e vendi. È possibile trovare il deposito? Cristo, ferma, ferma. Non caricare gente, come è possibile trovare il deposito? Guardate, devo pagare per distruggere un treno. Anzi, manda al deposito e fai fuori, fai esplodere. Quindi abbiamo eliminato una linea. La freccia rossa è qua che fa la fighetta, fa avanti e indietro facendomi incasinare le linee. Questo cos'è? Il cibo appalling in Tirol.
si fa fregare da questo trenozzo che ha solo 20 anni. Insomma, non è che ci piace tanto, trenozzo lento, abbastanza lento, ma io sono pronto per voi per avere una mega super sorpresa, perché voi avrete una super mega sorpresa e direte: oh mio Dio, non me l'aspettavo mai. Cioè, del tipo, sarà esplosiva. Un'altra super mega locomotiva. E sì. Cosa cazzo stavo cercando? Ah sì, la freccia rossa qua. Freccia rossa, dove sei finito? Prima che tu possa iniziare a caricare altra gente, io ti faccio implodere anche a te. Scarica, scarica, scarica. Là. Non ha un cazzo di sentiero elettrico verso il depot. Ma porca la vacca. Così, giriamoci da questa parte e vai al deposito e implodi. Ah ok, non posso perché l'ho spento di nuovo, perché mi stava ciucciando gente. Ed ecco qua, due treni fatti fuori, KO. Bene. Detto questo, cosa possiamo fare noi oggi? Adesso a me è venuto in mente, come avevo già spiegato, di fare una linea. Forse non è il caso di, ma una linea mi serve, basta. Allora, abbiamo questo trenozzo qua che è nel deposito lì e non ci serve un cazzo. E poi abbiamo questo, che è questo. Ma che cazzo è? Mi chiudi sto menu. Oh, adesso è comparso di qua. Vabbè. Poltergeist. Ha 50 anni e basta. Neanche tu mi servi. Bene. Niente achievement per me, ragazzi. Mi dispiace. Niente achievement. Un sacco di mezzi. Bene, bene, bene. Vediamo. Adesso ci concentriamo sulle linee che perdono. Ma prima di concentrarci sulle linee che perdono, facciamo una nuova linea che partirà esattamente da qua, da via Maruggi, passerà per via Ottavi e andrà a infiltrarsi nella cittadina di Innsbruck. Facciamo una linea linea terrestre, non urbana. Una linea terrestre che sarà più o meno a Innsbruck Alt. Esatto, che sarà una linea extraurbana. Extraurbano con tanto di valigie dietro. No dai, che mi prende in giro. Mi serve velocità, mi serve 70-80. Eccolo qua, il Saurer Duke Midperson Hanger 2. Ce le facciamo bastare anche 3, perché la strada è lunga. Quindi extra in. E che matte nella linea. Quindi sì, allora di qua abbiamo extra in. In Kematen, che almeno sappiamo cosa stiamo facendo. Vediamo se il trenozzo est, dove è finito? C'è ancora il trenozzo est da qualche parte? Trenozzo est da qualche parte. Allora, saldo velivolo 10, ci sta facendo perdere la pazienza. Velivolo 8 pure, ma scommetto che fanno parte. Ecco, infatti, trasporto all'Interroll. Veicolo 9, che invece fa parte del trasporto merci A. Ci sta facendo perdere i soldi. Bilancio. Bilancio di merda. Quindi vai al deposito e venditi da solo. Non capisco la linea. Questa linea qua, ma chi se ne frega. Smontiamo la linea. Il velivolo 11 lo mandiamo al deposito, lo vendiamo. La linea 5 in teoria non esiste più. Ci sono tutti questi camioncioni qua che sono in rosso. Allora, questo ha fatto il suo bel guadagno. Dove cazzerola ci troviamo? Non capisco neanche dove sono. Qua, benzina in città non c'è nessuno. Forse perché ci sono già i camion che stanno caricando? Sì, ci sono già i camion che stanno caricando. Dovete tener conto del fatto che quando un camioncione di questi ha rimpiazzato i vecchi avevano 7 slot, ok? Questi ne hanno 14, quindi è come se io ho praticamente sraddoppiato la linea. Se è una parola in italiano, lo sraddoppiare le cose. Quindi sto cercando di sbilanciare. Nel senso che voglio bilanciare in maniera sbilenca. Bene. Treno merci ha raggiunto la sua vita e andrebbe sostituito. Attenzione! Mi sembra che le mie orecchie iniziano a fischiare. C'è bisogno di qualche cambiamento. E noi glielo diamo. Allora, viale Annunziata. Dopo passi per via Panoramica. Da via Panoramica passi per via Ottavi, via Libertà viene eliminata. Via Goulet, via Culetto qua, Goulet. Dopo via Goulet aggiungiamo quella stazione lì e questa le eliminiamo. Quindi questa va eliminata e questa va eliminata. Bene. Eccola là. Ed eccola qua. Fantastico. Mi è stato detto un uccellino.
Pane a pollo in 53,60. Buono. Qual è il problema? Pane a zirl. Oh cazzo. Allora, è perché fatalità andava nella via della libertà. Adesso non c'è più la via della libertà. Ma invece vai nella via, via Ottavi. Ci piace lo stesso. A posto, siamo a posto, abbiamo risolto il problema. Pane a zirl. Quanto pane abbiamo a zirl? 71%. Buono. E abbiamo un botto di gente. Botto di gente. Zirl chiamate. Non esiste più. Mettitela via. Non esiste più la linea Zirl chiamaten. Abbiamo l'espresso est adesso. L'espresso est che sta funzionando alla grande adesso. Vedete che il bilancio inizia a essere positivo. Eccolo qua. Perché abbiamo eliminato quelle altre linee piccole piccole che erano dei pesi morti essenzialmente. Il trenino di Pietro, il trenino che trasporta acciaio, ha qualche problema. Ha qualche deficit, oserei dire. Allora, trasporto merci AA, non c'è più un cazzo sulla linea. Perché? È la domanda mia. Forse perché, come ho già spiegato nell'ultima puntata, portiamo le merci a Ziffield, quindi non ha molto senso. A Lutash, invece, non portiamo nessuna merce. E ci abbiamo anche tanto spazio. Ma se io elimino ste strade che tanto non ho costruito io, cioè, tipo, paese, ti devi adattare a me, non io a te. Qualcuno mi spiega che cacchio è quel poligono lì, che non si capisce, cioè. Ok, ho praticamente rimodellato tutto il quartiere, ho eliminato tutte le nuove zone che avevano costruito con tanto sudore in questi ultimi anni e ho deciso di cercare di fare questa cosa qua. Forse quel cono lì, forse, ma dico forse, quel cono lì è dove scendono i miei aerei, ok? Dopo aver demolito mezza città, decido che questo è un buon punto dove costruire un Cristo di aeroporto. Quindi trasporto merci AA adesso non va più a Ziffield in Tirol, no, ma viene direttamente qua a Lutash, che non so neanche che cazzo di nome è. Eccolo qua, trasporto merci Luta, anche se non è scritto correttamente, non fateci caso. Adesso, da qua lui arriva in un po', ok, di zona. In questa zona qua arriva essenzialmente. Ma se io in questa cittadina ci dovessi mettere, ma dico così, ipoteticamente parlando, una stazioncina qua, riesco a prendere praticamente tanto da via Aldo Moro, passi per questa stazione qua, via Rossini, e vai sulla via della barricata, ok? Bene, adesso io qua nella cittadina che mi ritrovo qui, dove cacchio è questa, poi rifornimenti di Ziffield che in realtà saranno tipo da spostare, e dovrò metterci una di queste cose, ma anche piccolina, chi se ne frega. Possibile costruire, perché mi stai sulle palle, è impossibile costruire così. E quindi da Ziffield in Tirol no, ma da qua andrai là. Quindi i miei veicoli adesso si spera che tipo si trasferiscano di paese e iniziano a girare qua portando le merci in questa cittadina, con conseguente demolizione di questo aeroporto. Così capiamo che almeno questo non ci serve un cazzo. Così come questo aeroporto non serve un cazzo, e neanche questo, e neanche questo. Fantastico, abbiamo fatto un po' di rimodernamenti. Abbiamo un treno che è vecchio, mi è stato detto. Allora, se guardiamo i profitti, vediamo tante bestemmie. La linea est è un bijou, finalmente è un bijou. È un bijou, come messa a età? Ha solo un anno l'espresso est, ci credo, guardate che super mega locomotiva bella però. Peccato che i dettagli non sono fatti abbastanza bene, insomma internamente non si vede un cazzo. Una locomotiva francese, se non sbaglio. Quindi sì, tutto tranquillo, tutto bello, ma volevo farvi vedere un'altra cosa. E in questo momento ne ha...
Volevo farvi vedere un'altra cosa, colgo l'opportunità insomma di salutare i nostri due tagger di oggi e adesso insomma piano ragazzi, perché insomma non è che posso salutare tutti tutto sempre. Comunque quello che volevo dire, guardate che traffico, sembra la mia cittadina di City Skylines. E quello che volevo essenzialmente dire, forse ce la faccio a dirlo, è che volevo salutare Nicolò Recalcati, Nicolò e Marco, Marco It. Penso sia il clown quello malefico, anzi no, forse Italia, credo. Beh, insomma, comunque tanti saluti da qua, dallo studio centrale di Mike Senza Nome. E mi serve un treno vecchio, lo troviamo un treno vecchio, ragazzi? Treno vecchio, treno merci, incredibile, assolutamente. Treno materiale costruzione, ancora più vecchio. E poi cosa abbiamo qua? Un treno acciaio, che Pietro si salva dicendo che... insomma, sì, ma no, ma perché, sai, allora forse ha ragione. Mandiamolo al deposito. Materiale da costruzione, mandiamolo al deposito anche lui. Non, tra un po' non vedrò più niente perché c'era acciaio su tutto lo schermo. Acciaio su tutto lo schermo. Beni, ci hai portato dei beni, zio? 556k. Non è che hai fatto grandi sforzi, però, eh. Allora, qua cosa abbiamo? Abbiamo poco acciaio, attenzione, abbiamo più legname che acciaio, quindi treno materiale di costruzione, ok, vediamo un attimo il treno dell'acciaio, vediamo, allora, eliminiamo queste rimorchetti, va bene, acquista treni, vediamo, allora, le carrozze. Vagone aperto per merci, sì, salvataggio giustamente nei momenti migliori. Acciaio, forse non ha tutti i torti, quindi 1, 2, 3, non so quanto cazzo ne ha trasportato, 160 mi pare. Direi che possiamo esagerare con un 195. Abbiamo due V100 davanti, ma io ne volevo mettere una dietro. Tipo così, ok, quindi assegna linea, questo è il 3 linea dell'acciaio. Quanti anni ha adesso? 9 anni, perché sono le V100 adesso. Bravo, hai ragione, Pietro, non perdi colpi, mi piace. Intanto tu... No, non sei tu. Tu? No. Dove cazzo è finito? Qua? No. Ah, è entrato da quest'altra parte. Bene. Quindi, questo treno ha 150 mattoni. Come siamo messi qua? Scorie ce l'abbiamo. Cerca di inviare più materiali. Subito, capo! Allora... Guardate questa, guardate questa. Acquista treni. Quindi eliminiamo la locomotiva e... State guardando? State guardando? Non prendiamo la FS363666, ma prendiamo una. Prendiamo una FS363617. Italian FS363617. Ok, 3500 cavalli. È una Italian FS7. Ok, conto che abbiamo 150. Eliminiamo questi. 150 abbiamo detto. Carrozze 150. Questo trasporta materiale da costruzione. Quindi 150. Facciamo un 195 anche qua. Quindi via con linea materiale da costruzione. Vediamo l'FSS. Sentitela. Guardate, guardate. Ferrovie dello Stato. Adesso ditemi che questa non è proprio una locomotiva italiana. Che tra l'altro, guardate, c'ha pure la mimetica montana. Meglio di così non poteva andare. Anzi, direi che possiamo anche seguirla un pochettino. Siamo a malapena a 600 milioni. E ci abbiamo altre locomotive. E uno Yak. Uno Yak 40. E ok, altre cose. Abbiamo sbloccato un altro set di treni che avevamo già. Ma nessun problema. Nessun problema, perché non è mai un problema per noi. Dunque, hai intenzione di avere una stazione? Oppure, cioè, nel senso, dai, ti do una spinta. Bellissimo. Forse è un po' grande, eh. Che bel fischio che c'hai, zia!
stupenda, veramente stupenda, veramente stupenda. E guardate qua cosa sta arrivando. Cosa non sta arrivando? Cioè, la V100, attenzione. La V100 che arriva a prendersi tutto l'acciaio che vede. E sul binario accanto arriva un'altra. Eccola qua. Insomma, la 6, quella locomotiva lì che abbiamo appena visto, italiana. Che però è con una livrea abbastanza generica. Mentre noi abbiamo quella delle Ferrovie dello Stato. Mentre qua possiamo vedere il treno dell'acciaio che parte super carico con 195 pezzi. Molto bene, stiamo attenti a non sovraccaricare di nuovo questo aggeggio che trasporta. Quanti pezzi c'hai qua? Che c'hai? 197, vedi, dai, non è che sono esageratamente tanti. Il materiale di costruzione gira vuoto, non so perché. Trasporto scorie, ah ok, adesso ho capito perché, perché sta andando in su, ancora non ha ancora finito il giro. Abbiamo fatto un sacco di cose, vediamo, aspettate, volete andare via? Ma che cavolo, state qua con me, state qua con me. Guardate qua, Liutash. Grande me, Mike, ti voglio bene. Ti voglio bene. Voglio bene perché sei così bravo. E mi sto emozionando. Dove stai andando? Alle Tirol. Vengo con te, prendimi con te. Godiamoci questo panorama finché concludiamo questo episodio. Io vi voglio bene. Sono super contento comunque dell'andamento del canale. Abbiamo fatto un super mega numero incremento in questo... in questo periodo è credo che sia merito di Railway Empires, tra le altre cose, ovviamente oltre alla mia super mega simpatia. E grazie anche a voi che condividete i video, e vorrei ringraziarvi tutti per la presenza, per i commenti. Franco, Jimmy, Nexus, che mi ricorda sempre quando un po' così non riesco a fare la sincronizzazione perfetta tra la mia faccia che parla e la voce che entra nel microfono. Cioè, veramente vi devo ringraziare veramente tutti per il supporto che mi state offrendo, e vi auguro di essere con me per tanto tempo ancora. Mike senza nome, passo e chiudo, facciamoci questo volo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!